SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Sono stati condannati in primo grado all'ergastolo i due imputati per l'omicidio a Faenza di Lenia Fabbri, la 46enne sgozzata a febbraio del 2021. L'ex marito Claudio Nanni è stato dunque riconosciuto come mandante e per Luigi Barbieri come esecutore materiale del delitto, deciso un risarcimento di 2 milioni di euro alla figlia Arianna. Sono già arrivati in Romagna i primi profughi ucraini che scappano dal loro paese dopo l'invasione della Russia. Sono stati accolti in alcuni hotel di Rimini. Nelle prossime settimane sono attese almeno 400 persone provenienti dalle zone del conflitto. A Cesena intanto è stata una domenica di preghiera per decine di fedeli. I loro racconti ai microfoni di TR24. Si è messa in moto immediatamente la macchina della solidarietà per rifornire la popolazione ucraina di beni essenziali. Dal riminese l'accorato appello di una volontaria: ci servono medicinali, sacchi per cadaveri e cibo. I primi camion sono già partiti. Al via, anche in Emilia-Romagna, le prime somministrazioni del vaccino anti-Covid Novavax. Sono state 850 le persone che si sono prenotate nelle prime ore in cui era possibile farlo. Intanto, nell'ultimo report, sono state 1521 le positività ulteriori al virus e 22 i decessi. A scuola la situazione viaggia verso una completa normalità. La sanità regionale vive un nuovo scossone. Dopo la vicenda Petropoulakos si è dimesso Fabio Maria Vespa, il presidente regionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Lo ha fatto in divergenza con la regione su quanto deciso sulle case di comunità. E infine lo sport, il calcio, cade il Cesena a Pontedera. I bianconeri incassano un gol per tempo e devono cedere il passo ai toscani. La squadra di Viali resta comunque ancorata al terzo posto in classifica grazie alla contemporanea sconfitta dell'Entella. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A tutti voi ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. Lo avete sentito dai titoli, l'apertura ci porta a Ravenna. È arrivata una dura sentenza nel processo che vuole che fa luce sull'omicidio di Lenia Fabbri, la 46enne sgozzata a Faenza poco più di un anno fa. Ebbene, l'ergastolo per i due imputati, l'ex marito e l'esecutore materiale del delitto. La Corte d'Assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo per l'omicidio di Lenia Fabbri l'ex marito Claudio Nanni e per Luigi Barbieri, ritenuti dalla Procura rispettivamente il mandante e l'esecutore del delitto commesso a Faenza il 6 febbraio del 2021. La Corte, presieduta dal giudice Michele Leoni, ha anche disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale. Fin dall'inizio ho pensato fosse un processo fortemente condizionato. Secondo noi ci sono delle fortissime lacune e delle criticità che faremo valere in appello. Però chiaramente dobbiamo leggere la sentenza per poter fare questo. Pene uguali per entrambi, adesso attendiamo le motivazioni della sentenza e poi leggeremo che cosa ha portato a questo ragionamento la Corte. Eventualmente, insomma, le sentenze si criticano sempre negli atti di appello, quindi attendiamo e vediamo.
Gli imputati sono anche condannati in solido a risarcire un danno da 2 milioni di euro ad Arianna, la figlia di Nanni e della vittima, costituitasi parte civile. Affrontando questo momento con una grande forza d'animo e con una grande consapevolezza. Diciamo che per lei è stata veramente molto dura, ha affrontato con consapevolezza tutte le udienze e quindi era consapevole anche del fatto che poteva esserci eventualmente una sentenza diversa. Soprattutto si è, diciamo, svolto un processo in un tempo breve rispetto alla media dei processi. Sì, io penso che sono passati appena 13 mesi, un anno e un mese dall'omicidio, siamo già a una sentenza di primo grado, mi sembra un risultato eccellente per la giustizia. E ora la guerra in Ucraina, perché sono arrivati a Rimini i primi profughi che sono stati accolti in hotel. Diverse strutture della Riviera Romagnola hanno dato la loro disponibilità e quindi nei prossimi giorni sono attese almeno 400 persone provenienti dalle zone del conflitto. Gli albergatori romagnoli si sono già messi in moto per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina. I primi a raggiungere la riviera sono stati accolti in alcune strutture di Rimini, ma altre camere sono pronte su tutto il litorale, come spiega l'associazione Riviera Sicura, che riunisce circa 250 strutture ricettive. Alcuni sono già arrivati ieri sera, altri ne arriveremo, ne aspettiamo altri 26 nel corso della giornata, ma ce ne aspettiamo centinaia nei prossimi giorni. Sarà una situazione non semplice da gestire, stiamo cercando di mobilitare tutte le strutture che sono in grado di aprire in questo periodo, perché obiettivamente, insomma, non sappiamo la mole di persone, insomma, che arriverà sul territorio. Siamo in costante contatto con le associazioni di volontariato, con le associazioni Italia-Ucraina. Già oggi ci sono in questo momento 3 pulmini in arrivo verso la Romagna pieni di profughi. E quali disponibilità avete dato? Siamo riusciti intanto nelle more a recuperare circa una sessantina di camere, ragionevolmente ci auguriamo di arrivare a qualche centinaio nell'arco di qualche giorno. È difficoltoso in questo periodo perché la stragrande maggioranza degli alberghi, come saprà, in questa stagione è ancora chiuso. Diventa difficile approntare nell'arco di poche ore un'apertura straordinaria. Quindi stiamo cercando un attimo di verificare la disponibilità dei colleghi, riusciamo sicuramente nei prossimi giorni a riuscire a offrire almeno un centinaio di camere per accogliere circa 300-400 profughi. Come è nata questa iniziativa di accoglienza per i profughi ucraini? Il territorio, soprattutto la categoria degli albergatori, è sempre stata, insomma, legata quasi a filo doppio con l'Ucraina. Quasi tutti gli alberghi della Riviera Romagnola hanno almeno un dipendente che proviene dall'Ucraina. Intanto continua il grido d'aiuto della comunità ucraina anche in Romagna. Ieri alcuni di loro si sono trovati a Cesena per una messa celebrata assieme al vescovo. Si sono ritrovati domenica mattina nella loro chiesa in Piazza del Popolo a Cesena per pregare per i loro familiari, ma anche per organizzare una raccolta di cibo, medicine ed indumenti da mandare nel loro paese, ma soprattutto per gridare il loro no alla guerra e la loro richiesta di aiuto all'Europa. Sono i cittadini di nazionalità ucraina che vivono in Romagna, che questa volta però non erano soli. Con loro anche diversi italiani che hanno assistito alla messa celebrata col rito ortodosso, alla quale ha partecipato anche il vescovo. Finita la cerimonia, la manifestazione si è spostata all'esterno, dove sono state riportate le testimonianze anche di chi solo pochi giorni fa era in Italia e che ora si trova improvvisamente al fronte. Mia mamma è partita mercoledì sera per Ucraina, che tornava a casa e che gli scadeva il permesso di stare qui 90 giorni, e durante il viaggio hanno avuto novità che è iniziata la guerra. Oggi ho parlato con mia figlia e ha detto che da noi stanotte è stato abbastanza tranquillo, però noi viviamo vicino Polonia, da altri posti ci sono ancora combattono. I vicini, infatti ieri mamma ha visto, le hanno raccontato che sono scappati, una famiglia che sono scappati dai suoi parenti da Kiev, hanno fatto vedere le foto, i video di suo, che proprio che le bombe che cadevano davanti loro porte di entrata nella casa. Pensate che l'Europa dovrebbe intervenire sul campo per difendere l'Ucraina o possono bastare le sanzioni e gli aiuti? Non siamo politici a decidere, giustamente vogliamo aiuto, ma comunque si organizzano perché
da una parte capiamo che si può esporre una guerra più grande che tocca anche tutta l'Europa. Ci vogliono medicinali, ci vogliono cibo per questa gente che è andata via, poveri famiglie rimasti senza nulla. Ed è partita la gara di solidarietà in tutta la Romagna a sostegno del popolo ucraino. In diverse città, in tutte le città a dire il vero, si raccolgono farmaci, alimenti, vestiti per i profughi al confine. I primi carichi sono già partiti. Coperte, vestiti, farmaci e altri beni di prima necessità. È partita in più centri della Romagna la raccolta di materiali da spedire ai profughi ucraini. Associazioni, enti e privati cittadini si sono già attivati per organizzare le spedizioni e le prime sono già partite. Dall'agenzia Post Service di Rimini sono partiti i primi furgoni carichi di donazioni. 5 le tonnellate di materiale raccolto finora. Drammatica la richiesta di una delle referenti che chiede anche sacchi per i cadaveri. Guarda, adesso raccogliamo tutti i prodotti, tutto quello che riescono a portare. Più di tutto abbiamo bisogno di medicinali, sacchi per cadaveri. Gli attivisti hanno ricevuto un elenco degli articoli che servono ai profughi al confine e a chi è rimasto nelle proprie città. Coltelli tattici, pinzette, cerotti, tutta immondizia per militari, tutto quello che è possibile. Abbiamo corridoio verde, abbiamo tutti i documenti, siamo ufficio postale, lavoriamo, facciamo come Croce Rossa adesso, dobbiamo aiutare per quella gente perché loro hanno bisogno, non hanno niente, non ci sono dentro né luce né gas, non riescono neanche a cucinare. E vediamo ora i dati del Covid, passiamo quindi alla pandemia. In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sono emersi 1521 nuovi casi, si sono inoltre registrati 22 decessi correlati al virus. Ieri sono stati analizzati 10.162 test con un tasso di positività del 15%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive della regione sono 76, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda invece gli altri ricoverati, sono 1422, un aumento di 29 unità. L'età media dei nuovi contagiati oggi è stata di 40 anni e mezzo. E intanto sono arrivate ieri in Emilia-Romagna le prime 74.500 dosi di vaccino Novavax, di cui 23.000 destinate al laboratorio di Pieve Sestina di Cesena, che li smisterà in tutta la Romagna. Il preparato, che non contiene mRNA, dovrebbe convincere anche i più scettici a vaccinarsi. Nelle prime ore sono stati 850 coloro i quali che appunto si sono prenotati. Non c'è mRNA, non c'è un adenovirus, è la proteina spike con un adiuvante. È simile, per intendersi, al vaccino per l'influenza, insomma, come concetto. Per prenotarsi si potrà contare sui canali che sono stati attivi fino ad ora per tutti gli altri vaccini, il fascicolo sanitario elettronico, gli sportelli CUP e i numeri dell'USL e anche, nell'USL dove ancora possibile, nelle farmacie. I primi appuntamenti saranno disponibili già dai primi giorni della prossima settimana in tutte le sedi vaccinali della provincia. In ogni caso sono dedicate a pazienti over 18 che non abbiano mai avuto accesso al vaccino o comunque non abbiano mai deciso di iniziare il ciclo primario. Ogni scatola contiene 10 flaconcini, ogni flaconcino contiene 10 dosi. Questo vaccino è già pronto, quindi non serve diluizione, per questo è sicuramente più maneggevole degli altri. Secondo gli esperti, questo vaccino offrirebbe una buona protezione anche contro la variante Omicron. Le prenotazioni chiudono il giorno prima, comunque adesso manderemo per domani 200 dosi all'AB di Casalecchio, per persone over 18 che iniziano il ciclo primario domani, persone mai vaccinate, sì. E poi le scuole, si sta sempre più normalizzando la situazione Covid tra i banchi. Marzo dovrebbe essere l'ultimo mese con regole e restrizioni dettate dalla pandemia. Ne abbiamo parlato con due presidi di Faenza.
A partire dal 1 aprile le scuole resteranno aperte per tutti e saranno eliminate le quarantene da contatto. Stop anche alle mascherine FFP2 obbligatorie in classe. È quanto annunciato pochi giorni fa dal Premier Mario Draghi, che ha dettato i tempi della fine dell'emergenza tra i banchi. Marzo sarà quindi l'ultimo mese in cui le scuole si troveranno a fare i conti con le restrizioni imposte dalla pandemia, una situazione che si sta quindi via via normalizzando. Io penso che ad oggi, diciamo, con i dati aggiornati dovrei avere tra sì e no due studenti a casa in quarantena e nessuna classe, per cui diciamo che siamo in una situazione di normalità. Il fatto che nei mesi, ma non solo in questi ultimi, ci siano stati cambiamenti ripetuti delle procedure, delle modalità, può avere messo un po' a disagio gli studenti e le loro famiglie, insomma. Nel frattempo la discussione si è spostata sull'esame di maturità. Ancora non vi sono regole certe. Il governo ha infatti più volte rimandato la pubblicazione dell'ordinanza che, secondo quanto annunciato dal ministro Bianchi, dovrebbe ripristinare la struttura classica, tema, seconda prova scritta e terza prova orale. Bene, però sarebbe stato meglio un ritorno, diciamo, integrale alla normalità, cioè con la prima e la seconda prova ministeriali. Ci mette forse un po' in difficoltà questa seconda prova fatta a livello di istituto. Per gli studenti prima sono chiare, come dire, le regole del gioco, meglio è. Speriamo per il prossimo anno, se non per questo, che gli studenti e i loro insegnanti possano sapere com'è l'esame un po' prima. C'è un nuovo scontro all'interno della sanità regionale. Vediamo perché in questo servizio. Spento uno scontro, quello con la direttrice generale dell'assessorato Licia Petropoulakos, per Raffaele Donini se ne accende un altro con i medici di medicina generale. Dopo l'annuncio della riorganizzazione della sanità emiliano-romagnola post pandemia e di fronte al progetto di sviluppare le case di comunità, super ambulatori dove concentrare professionisti e servizi pensati per ridurre gli accessi nei pronto soccorso, il segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Base, Fabio Maria Vespa, ha deciso di rassegnare le dimissioni, non senza togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Le persone non vanno al pronto soccorso perché non trovano il medico di base, ma perché devono fare accertamenti diagnostici in tempi brevi, cosa non semplice in un ambulatorio senza gli strumenti che ci sono in ospedale, spiega Vespa, aggiungendo che in questi due anni i medici di base si sono destreggiati tra un numero elevatissimo di pazienti positivi da gestire e accuse di inappropriatezza. Se vogliono riorganizzare la sanità di base, devono sapere che ci sono dei professionisti che non possono essere continuamente offesi. Io ho deciso di dimettermi per questo motivo. Cara Vespa. C'è un accordo nazionale ormai in bozza che il Ministero ha proposto sia alle regioni sia ai principali sindacati dei medici di medicina generale, su cui mi pare siamo tutti d'accordo in un punto, e cioè nel promuovere e favorire la sanità territoriale con l'impiego anche di medici di medicina generale nelle case della comunità. Quindi questa è una, diciamo così, determinazione ormai irreversibile, necessaria per irrobustire la sanità del territorio, che non toglie nulla al fatto che i medici di medicina generale continueranno a fare le ore nei loro ambulatori, saranno al centro, diciamo, di una sanità capillare basata sul rapporto di fiducia con il cittadino assistito, ma rafforzeranno al contempo anche le prestazioni offerte dentro le case della comunità. Anche il mondo della cultura si fa sentire in merito alla guerra in Ucraina. Sabato sera al Teatro Manzoni di Bologna la direttrice Oksana Livin ha omaggiato il suo paese, appunto l'Ucraina. Sul palco la bandiera dello Stato invaso dalla Russia. Il giallo e il blu, i colori dominanti della serata, così come lo sono stati i sentimenti di solidarietà e vicinanza per quanto sta accadendo in Ucraina. Lontani ma vicini con il cuore, lo hanno dimostrato i bolognesi che sabato sera al Teatro Manzoni hanno accolto con un lunghissimo applauso l'ingresso sul palco di Oksana Liniv, la direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, che, accompagnata dal sindaco Matteo Lepori, ha dichiarato: per sopravvivere in questa tragica situazione abbiamo bisogno del vostro aiuto, del vostro supporto e vicinanza all'Ucraina, che sta combattendo per la propria libertà e democrazia. Voglio dedicare questo concerto ai miei familiari che ancora vivono e
e alla mia terra ferita nel suo profondo. Eseguiremo questa sera una musica ispirata al nostro inno, i cui versi dicono: l'Ucraina è ancora viva e verrà il tempo in cui i nostri nemici svariano come ruggine al sole. Siamo pronti a dare le nostre anime e i nostri corpi per la libertà. Una libertà, quella del popolo ucraino, minacciata e privata da una guerra che non ha alcuna motivazione, ha spiegato Matteo Lepora. Ci siamo battuti in questi anni affinché la libertà e i diritti umani in tutto il mondo, in Europa, in Egitto, nel nostro paese, fossero affermati. E oggi noi non ci fermeremo, andremo avanti e sosterremo Oksana, sosterremo la sua arte, la sua musica, e questa sera dirigi per noi e per tutta l'Ucraina, il tuo paese, questo bellissimo concerto. Grazie. E ora cedo la linea alla nostra redazione sportiva. Grazie Ludovico e bentrovati su TR24 Sport. Partiamo parlando di calcio perché cade il Cesena a Pontedera. I bianconeri si sono resi protagonisti di una prestazione incolore e sono stati puniti da un gol per tempo, quelli di Milani e Barba, che hanno fissato il punteggio sul 2-0. Sentiamo. Il Cesena esce sconfitto dal match che si è disputato allo stadio Mannucci. Tana di un Pontedera che ha confermato di essere in grande spolvero, cogliendo la terza vittoria di fila. Per i bianconeri c'è Pittarello al centro del tridente offensivo, supportato da Bortolussi e Pierini, ma sono subito i toscani a trovare la via del gol alla prima occasione utile. Al 14esimo Magnachi gioca di sponda per Milani, che supera Nardi con un sinistro preciso. Due minuti più tardi il portiere del Cesena evita il raddoppio, neutralizzando prima la conclusione del capocannoniere Magnachi e poi la successiva ribattuta di Benedetti. Dalla parte opposta si esalta Sposito sul colpo di testa di Missiroli, arrivato sugli sviluppi di un corner. Il Cesena ci prova anche con lo scorpione di Bortolussi, ma non riesce più ad allestire un'azione degna di nota sino all'intervallo, quando mister Viali inserisce Caturano al posto di un Pittarello apparso troppo impacciato. Nella ripresa i bianconeri provano a mettere in difficoltà i padroni di casa, ma in maniera troppo confusa, tanto che il Pontedera può riprendere coraggio, sfiorare il bis con Foglia e chiudere definitivamente i conti. È l'83esimo quando Catanese imbecca Barba, che controlla il pallone, prende la mira e fulmina Nardi sul palo più lontano. Prima del triplice fischio c'è tempo per assistere a due occasioni non sfruttate adeguatamente da Bortolussi e Pierini, per un Cesena che cade così col punteggio di 2-0 nel confronto col Pontedera, ma resta comunque terzo in solitaria nella classifica di Serie C, complice la contemporanea sconfitta dell'Entella sul campo della Vis Pesaro. Come visto dunque, lo scivolone del Cesena è arrivato al termine di una partita in cui i bianconeri non sono mai riusciti a impensierire i propri avversari. Mister Viali ha archiviato la prova dei suoi come un incidente di percorso. Mister, possiamo dire la partita peggiore della stagione? Sì, sicuramente non una delle migliori. Abbiamo avuto un brutto approccio. Soprattutto la prima mezz'ora, io credo che brutta sia stata la prima mezz'ora, dove abbiamo fatto veramente fatica a reagire sulle seconde palle, su queste palle mezze sporche date dal vento e robe del genere, e siamo arrivati sempre secondi. E dopo, onestamente, siamo riusciti a normalizzarla, abbiamo fatto fare una gran parata al portiere loro, e magari quella situazione ci avrebbe un pochino raddrizzato la partita, però è chiaro che il primo tempo abbiamo fatto fatica, il secondo tempo bene o male abbiamo fatto quello che volevamo, abbiamo cercato di metterli lì, però è mancato il guizzo, la brillantezza, l'elettricità, la scossa per riuscire a controbattere al Pontedera oggi. Cos'è che ti lascia un po' così, che ti preoccupa pensando a questa partita e guardando, cioè non è stato il tuo Cesena, ecco, questo siamo certi. Sì, è per quello che non mi preoccupa niente, perché è palese che oggi fisicamente ho avuto la sensazione che
siamo arrivati dopo questo tour de force sulle gambe, cotti, probabilmente anche mentalmente, non lo so. Ci aspettavamo una partita diversa, ma io credo che il termometro sia un po' il secondo tempo, dove la partita l'hai fatta, ma comunque eri sgonfio, sembravi, cosa che non c'è mai capitata. Quindi sotto questo punto di vista non mi preoccupa, perché come dicevi tu non eravamo noi. Passiamo al basket, dove fa la voce grossa Laura Siravenna, che schianta Fabriano col punteggio di 80-59. Sentiamo. Mostra i muscoli Ravenna nello scontro con Fabriano. Coach lo tesoriere non si fa sorprendere contro la Cenerentola del campionato. Sempre avanti nei parziali, i giallorossi imprimono il proprio gioco, fatto di sostanza e incisività in attacco. Sul fronte dell'Aristo Pro pesano le tante assenze e alla fine saranno decisive sul computo della sconfitta. L'otto pari si schioda in favore dei marchigiani, che provano il primo allungo, ma la coppia Oxiglia-Tilgman ristabilisce ordine e il primo quarto si chiude sul 21-14. Il menù non cambia, i romagnoli impongono il loro gioco e arrivano alla doppia cifra di vantaggio, ma lasciano attivi gli ospiti, che ricucciano sul 38-31. A questo punto cambia marcia la macchina targata ora sì. Sullivan e De Negri compiono un primo allungo utile a dare la spinta necessaria per portare a casa i due punti. Tutto il quintetto entra in scena con prepotenza e il divario si fa importante con 26 punti di vantaggio. L'ultimo spicchio di gara è una formalità, anche se Fabriano accenna ad una timida reazione di orgoglio, utile per chiudere sull'80-59. Con questo successo Ravenna resta al terzo posto, a meno uno da Verona e a 4 lunghezze dalla capolista Scafati, ma con una gara in meno da recuperare, quella di giovedì con Forlì. È tutto allora per questa edizione, vi ringrazio per essere stati qui con noi, arrivederci. Grazie al nostro Andrea Zanzi, ora seguiamo le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Il mese di marzo inizierà con l'alta pressione su tutta la nostra regione. I cieli infatti saranno sereni sia in Emilia che in Romagna. Temperature però in ulteriore diminuzione. Sarà una delle giornate più fredde, anche se ci sarà il sole di giorno. Faticheremo a superare i 7-9 gradi, mentre di notte, quindi al risveglio, avremo gelate diffuse con valori compresi tra meno 5 e più 3 gradi. Ventilazione da nord, mare quasi calmo. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. Prima di chiudere, rivediamo insieme i fatti principali di questo telegiornale. Sono stati condannati in primo grado all'ergastolo i due imputati per l'omicidio a Faenza di Lenia Fabbri, la 46enne sgozzata a febbraio del 2021. L'ex marito Claudio Nanni è stato dunque riconosciuto come mandante e Pierluigi Barbieri come esecutore materiale del delitto, deciso un risarcimento di 2 milioni di euro alla figlia Arianna. Sono già arrivati in Romagna i primi profughi ucraini che scappano dal loro paese dopo l'invasione della Russia. Sono stati accolti in alcuni hotel di Rimini. Nelle prossime settimane sono attese almeno 400 persone provenienti dalle zone del conflitto. A Cesena intanto è stata una domenica di preghiera per decine di fedeli. I loro racconti ai microfoni di TR24. Si è messa in moto immediatamente la macchina della solidarietà per rifornire la popolazione ucraina di beni essenziali. Dal riminese l'accorato appello di una volontaria: ci servono medicinali, sacchi per cadaveri e cibo. I primi camion sono già partiti. Al via, anche in Emilia-Romagna, le prime somministrazioni del vaccino anti-Covid Novavax. Sono state 850 le persone che si sono prenotate nelle prime ore in cui era possibile farlo. Intanto, nell'ultimo report, sono state 1521 le positività ulteriori al virus e 22 i decessi. A scuola la situazione viaggia verso una completa normalità.
La sanità regionale vive un nuovo scossone. Dopo la vicenda Petropoulakos si è dimesso Fabio Maria Vespa, il presidente regionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Lo ha fatto in divergenza con la regione su quanto deciso sulle case di comunità. E infine lo sport, il calcio, cade il Cesena a Pontedera, i bianconeri incassano un gol per tempo e devono cedere il passo ai toscani. La squadra di Viali resta comunque ancorata al terzo posto in classifica grazie alla contemporanea sconfitta dell'Entella. Vi ricordo che anche in Emilia Romagna sta per arrivare il nuovo digitale terrestre. Nei primi giorni di marzo vi invitiamo quindi ad aggiornare spesso la lista canali del vostro apparecchio, che dovrà essere quindi in grado di ricevere il nuovo segnale digitale. Non vi preoccupate, Teleromagna resterà sul canale 14 a copertura regionale, TR24 invece si sposterà sul canale 11. Vi ricordo allora i programmi di questa sera su Teleromagna canale 14, in prima serata una nuova puntata di Pianeta Bianconero, a seguire Cartellino Giallo. Noi ci vediamo domani sera, arrivederci. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.